Ciao a tutti e ciao a tutte, ben ritrovati e ben arrivati ovviamente anche ai nuovi iscritti al canale. Il video di oggi è un video che mi avete richiesto in tanti, sia via messaggi che qui sul canale YouTube nei commenti. È ovvio che con l'arrivo dell'estate chi vive al mare o anche chi appunto pensa alle tanto aspettate vacanze al mare inizia a preoccuparsi. Solitamente ci si preoccupa sempre di proteggere la pelle e ci si dimentica dei capelli, ma vedo che in tante di voi rivolgete un pensiero anche ai vostri capelli, anche perché ci si dedica tutto l'anno, no? Li coccoliamo, facciamo impacchi, rinunciamo alle tinte chimiche, alle decolorazioni, facciamo gli impacchi di erbe tintorie e poi arriva l'estate e sorge spontaneo il dubbio: ma non è che in 10 giorni al mare arrivo a vanificare tutti gli effetti che ho ottenuto, i benefici che ho ottenuto grazie a tutte queste coccole? Ebbene, è già un grande atto di consapevolezza e soprattutto di amore nei confronti dei propri capelli il fatto di preoccuparsi e di desiderare di capire come fare per proteggerli al meglio dal sole, dal mare, cioè dalla salsedine e dal vento. Ebbene, nel video di oggi parleremo proprio di questo, condividerò con voi qual è la mia hair care routine quando vado al mare, ma soprattutto anche a me piacerebbe condividere con voi quello che ho scoperto sul perché fanno così male la salsedine, i raggi ultravioletti, perché è risaputo, fanno male, ma perché, che cosa fanno esattamente? A me piace scoprire il perché, quindi voglio oggi condividere con voi queste cose. Mi piacerebbe strutturare il video per non farlo sembrare un lungo monologo sempre su delle tematiche che ben precise che rendono anche magari più facile da visualizzare e da seguire appunto l'intero video. Ho tantissime cose da condividere con voi, quindi iniziamo. Quando si va al mare, ovviamente la prima nostra cura è quella di proteggere la nostra pelle dai raggi ultravioletti, perché gli effetti nocivi sulla nostra pelle sono ormai ben risaputi. Però ultimamente noto che c'è sempre una maggiore attenzione anche per come proteggere i nostri capelli, perché il mare, soprattutto la salsedine del mare, il vento, il sole, quindi i raggi ultravioletti, sono veramente nocivi per la nostra chioma, tant'è che se non prendiamo degli accorgimenti specifici o se non utilizziamo dei prodotti dedicati, ci ritroviamo alla fine della nostra vacanza con i capelli similpaglia. E vi spiego anche il perché. Per quanto riguarda i raggi ultravioletti, a differenza della pelle, i capelli non si scottano. Però se i capelli sono chiari è facile ritrovarsi con il cuoio capelluto ustionato, per dire. Anche il surriscaldamento del cuoio capelluto dovuto a infrarossi arriva a, diciamo, ostacolare o comunque a peggiorare il microcircolo che porta ossigeno e nutrimento ai nostri capelli, al nostro fusto, il che ovviamente non è proprio per niente positivo per la salute dei nostri capelli. Quindi quando diciamo proteggiamo i nostri capelli, va da sé che soprattutto va protetto il nostro cuoio capelluto. In più i raggi ultravioletti portano ad un fenomeno di fotossidazione, perché intaccano la cheratina dei capelli, del fusto, e modificano la struttura chimica del capello. Ma di come sono fatti i capelli ve ne ho già parlato in un video anteriore, quindi mi raccomando, se vi incuriosisce sapere di cosa e come sono fatti i capelli, di cosa esattamente, quali sono gli elementi che li compongono, proprio per una vostra maggiore consapevolezza nel come prendervi cura dei vostri capelli, vi consiglio di guardarlo. Comunque, torniamo a noi. La salsedine è uno dei peggiori nemici per i nostri capelli, e lo dico perché diciamo il modo in cui reagiscono i nostri capelli sul momento ci fa pensare ben diverso, perché
tutte noi scommetto, amiamo quel cappello selvaggio, un po' indomabile dopo un tuffo al mare, no? Quando i capelli diventano anche un po' mossi, vivono di loro vita propria, c'è cioè proprio il cappello selvaggio. A me personalmente piace tantissimo. Peccato che non, la stessa sensazione di felicità non la vivano anche i nostri capelli, perché le gocce di salsedine che rimangono sul nostro fusto agiscono come delle piccole lenti roventi che attirano i raggi del sole, il che porta poi appunto alla disidratazione dei capelli. In più, se avete notato, ma sono sicura che avete notato, sia che avete capelli chiari oppure capelli castano chiaro, in seguito appunto a 10 giorni al mare notate questi bellissimi riflessi dorati sui vostri capelli, ma anche se avete i capelli scuri tipo come i miei, io dopo 7 giorni al mare assolutamente le lunghezze, i capelli li vedo molto più chiari, vuoi perché comunque scolorisce anche il colore, perché faccio bagni nel mare, perché li lavo un po' più spesso, ma non è un'impressione, è proprio quello che succede ed è un fenomeno dovuto, un fenomeno di decolorazione naturale, diciamo così, dovuto al cloro, al cloruro di sodio che è presente nel sale marino. Purtroppo questa decolorazione naturale, anche se naturale, è nociva per i nostri capelli, perché comunque li lascia molto secchi, aridi e che si spezzano facilmente. Quindi è assolutamente importante utilizzare dei prodotti dedicati proprio per proteggerli e per far sì che il film idrolipidico dei nostri capelli sia ripristinato. Quindi la parola d'ordine alla fine, anche ripristinando il film idrolipidico dei nostri capelli, cosa facciamo? Andiamo a proteggere i nostri capelli. La parola d'ordine nella nostra hair care routine al mare è quella di proteggere i nostri capelli. La prima cosa più scontata, ma anche forse sottovalutata, perché tutti noi la usiamo e la scartiamo anche, personalmente mi succede, non sono perfetta ovviamente, anche io uso sempre un cappello in paglia oppure in cotone per andare in spiaggia, lo tengo sempre, quasi sempre anche in spiaggia, capita ovviamente anche al momento in cui non lo tengo in testa. Fortuna mia vuole essere che non rimango mai una giornata intera in spiaggia, di solito vado nelle prime ore della mattinata fino alle 10:30-11 e poi vado nel pomeriggio dalle 16 in poi. È importantissimo quindi proteggere i propri capelli con un cappello, oppure con una bandana, oppure con un foulard, qualsiasi cosa che possa rappresentare uno schermo meccanico tra i nostri capelli e i raggi solari. Ma non solo, non ci protegge solo i capelli, ci protegge soprattutto il cuoio capelluto e, cosa non meno importante, purtroppo sono arrivata a quasi 40 anni a capirlo, protegge la pelle del nostro viso. A prescindere dalla protezione che noi ci mettiamo, io adesso arrivo a metterla sempre protezione da 50, voi per le macchie solari, ma anche perché veramente il sole sul viso invecchia tantissimo. Quindi è importante, se non mettete il cappello per i vostri capelli, mettetelo soprattutto per proteggere la pelle del vostro viso. Un'altra cosa che faccio, anche perché ho i capelli lunghi, quindi morirei di caldo se non la farei, è legare i miei capelli. Adesso li ho tagliati di recente, però a prescindere li leggo lo stesso, mi leggo voi una coda a cavallo, ma soprattutto preferisco la treccia oppure lo chignon. È facilissimo da fare, si trova dappertutto. Io ho fatto anche un tutorial anni fa sullo chignon. Io lo amo perché intanto durante il giorno tengo i capelli arrotolati in questa ciambella che poi la sera quando la tolgo mi lascia i capelli molto vaporosi, tutti un po' mossi, quindi veramente adoro tantissimo l'effetto, perché sembra che sono stata dal parrucchiere, e intanto però ho goduto di una bellissima giornata al mare. Un'altra cosa importantissima che faccio e che consiglierei anche a voi di fare è qualora comunque siamo al mare, vogliamo goderci il mare al massimo, quindi facciamo i tuffi nel mare, e di sciacquare il prima possibile la salsettina dai capelli.
Io appunto rientrando dopo la mattinata al mare, a casa sciacquo con l'acqua della doccia. Se magari siete su una spiaggia che è attrezzata di una doccia, utilizzate la doccia per sciacquare via la salsedine, oppure se avete una bottiglia d'acqua naturale, utilizzatela per sciacquare via la salsedine. È importantissimo perché più tempo rimane sui capelli, più tende a seccarli. E ovviamente appena ho modo, assolutamente faccio il risciacquo acido, ve ne ho parlato approfonditamente del risciacquo acido, di quanto sia importante per poter ripristinare il pH naturale dei nostri capelli, del nostro cuoio capelluto. Un'altra cosa che fa assolutamente parte della mia hair care routine, ma non solo al mare, in generale, e ve ne ho parlato già nel video dedicato proprio alla mia hair care routine qualche mese, condiviso qui sul canale qualche mese fa, è importante trattare i capelli con gentilezza, ossia asciugarli senza frizionarli, utilizzare un asciugamano microfibra e soprattutto in spiaggia, perché avrete necessità di pettinarli, utilizzare un pettine in legno con le puntella arrotondate, quindi, e con i denti larghi. È importantissimo perché i capelli quando sono bagnati sono veramente fragili e molto delicati e sono inclini a spezzarsi facilmente. L'ultimo consiglio che ritengo anche il più importante, difatti l'ho tenuto anche per ultimo per poterlo approfondire al meglio, al fine di poter proteggere i nostri capelli al mare, dal sole, dal vento, dalla salsedine, è quello di ripristinare il film idrolipidico dei nostri capelli tutti i giorni. Come facciamo questo? Lo possiamo fare attraverso degli impacchi o dei prodotti che contengono degli ingredienti altamente umettanti, oppure utilizzando dei prodotti o degli impacchi che contengono una quota grassa. Per capire l'importanza del dover ripristinare il film lipidico dei nostri capelli, va detto prima che il sebo ha il ruolo di lubrificare e di proteggere i nostri capelli. Però i capelli crescono e il sebo che si trova nella zona vicino alla radice ha difficoltà a raggiungere tutta la lunghezza del fusto, anche se noi pettiniamo i capelli, spesso e volentieri rimangono delle zone scoperte lungo il fusto, che sono proprio quelle zone che poi dopo vanno a disidratarsi e anche a sfibrarsi con maggiore facilità. Ecco, alcuni oli vegetali riescono a sopperire, a fungere da sostituti del sebo. Quindi rappresentano quel nutrimento esterno, perché sapete, i capelli non possono essere nutriti perché sono materia morta, però questo reintegro di lipidi dall'esterno può essere considerato anche come un nutrimento esterno che va a sopperire alla mancanza di sebo laddove c'è la necessità e in più impermeabilizza i capelli, avete capito? Impermeabilizza i capelli. Per riassumere velocemente, a seconda dell'olio vegetale che andrete a scegliere in base alle esigenze dei vostri capelli, perché i capelli fini hanno delle esigenze diverse dai capelli grossi, che sono molto più secchi dei capelli fini solitamente. Quali sono i benefici che ne potranno trarre? L'olio potrà penetrare o meno il fusto, perché non tutti gli oli riescono a penetrare il fusto, ma di questo ve ne parlo subito dopo, quali sono quelli che riescono a penetrare il fusto. Quindi nutrendo appunto i nostri capelli e andando a rinforzare il sebo laddove dovesse mancare. Riescono a impermeabilizzare i capelli, perché gli oli, sapete, sono idrorepellenti, quindi va a fissare l'idratazione nel fusto e riducono l'assorbimento di umidità dall'esterno. In più riescono a lubrificare i capelli perché appunto diventano molto più facilmente pettinabili. Li lasciano anche più lucidi perché aumenta anche l'adesività tra le sue scaglie e in più, cosa non da meno,
alcuni oli vegetali hanno un fattore di protezione, un SPF naturale. Sì, avete capito bene, ci sono degli oli vegetali, ma non solo, anche degli oli essenziali che hanno un fattore di protezione naturale. Ci sono addirittura alcuni, come l'olio di semi di lampone, che ha un SPF pari, che può variare in base alla qualità dell'olio, dal 20 al 50 addirittura, pensate. Però è un olio prezioso, molto caro, non è neanche facilmente reperibile. Comunque per i capelli in generale ho visto si usa utilizzare un SPF, già se riusciamo ad avere un SPF che gira intorno al 10 va benissimo. Un altro olio che è indicatissimo per i capelli molto secchi, quindi quei capelli grossi, mossi, che hanno le punte sfibrate e che proprio chiedono un rinforzo lipidico, è l'olio di germe di grano, che ha anche un altissimo SPF, un fattore di protezione naturale pari a 20. Io comunque nell'articolo, che sarà molto più approfondito di quello che ho provato oggi a condividere con voi, vi lascio anche assolutamente le source di quello che sto dicendo, perché a me non basta leggerlo su due o tre siti che replicano sempre la stessa informazione, mi serve la source, quindi la fonte dell'informazione che vi sto dando. Quindi sull'articolo che troverete pubblicato tra oggi e domani sul blog, vi lascerò anche le fonti di queste informazioni. Per quanto riguarda l'olio di oliva, ha un ottimo SPF, anche se ha un profumo molto forte, quindi io sono abbastanza titubante sull'utilizzarlo sui capelli, soprattutto se andate al mare. Ha un SPF pari al 7, se non sbaglio, e la cosa particolare dell'olio di oliva è che è ricca in squalene, è ricco in squalene, che è una componente naturale del sebo prodotto dai nostri capelli e dalla nostra pelle. Quindi è un ottimo integratore del nostro film lipidico dei nostri capelli. Anche questo olio, essendo molto unto, molto grasso, lo consiglio soprattutto per i capelli molto secchi. Per i capelli fini invece raccomando, quindi sono gli oli che poi preferisco anche per i miei di capelli, sono l'olio di coco o l'olio di jojoba. L'olio di coco ha un SPF, un fattore di protezione sempre pari a 7, mentre l'olio di jojoba si avvicina al 4, se non sbaglio. E di solito faccio un mix tra questi due, anche perché l'olio di jojoba è un olio, è una cera fluida peraltro, e non è proprio a buon mercato, quindi preferisco fare un mix tra i due, anche perché l'olio di coco, sapete, normalmente ha uno stato solido, però d'estate a 30 gradi diventa liquido, liquidissimo anzi, quindi è facile da applicare sui capelli, ed è uno degli oli, l'olio di coco, che riesce a penetrare il fusto, quindi a nutrire in profondità e a reintegrare il film lipidico in profondità. Ma perché solo l'olio di coco riesce a penetrare nella struttura dei capelli? Perché l'olio di coco, ma non solo, anche l'olio di palma, che sono tra i pochi oli che riescono a penetrare nella profondità del fusto, hanno la catena lipidica molto simile alla catena lipidica presente nella struttura chimica dei capelli, anche nel sebo, quindi riescono a fungere da sostituti del sebo, il che gli permette appunto di penetrare e nutrire in profondità il nostro fusto, quindi a reintegrare il film lipidico. Detto ciò, ci sono anche altri oli, ne parlerò approfonditamente anche nell'articolo che pubblicherò sul blog, se volete date un'occhiata anche lì, perché sicuramente è molto più approfondito. Ci sono, vi dicevo, anche degli oli essenziali che a me piace abbinare all'olio che applico poi sui capelli, perché aggiungendo il fattore di protezione naturale dell'olio con il fattore di protezione naturale dell'olio di lavanda, che è all'incirca 6, comunque aumenta sicuramente anche il fattore di protezione naturale complessivo sui capelli. Quindi spesso e volentieri abbino tipo l'olio essenziale di lavanda con l'olio di cocco o il mix di olio di cocco e olio di jojoba, e così in questo modo profumo anche i miei capelli.
Ma come vanno applicati questi oli per riuscire a proteggere i capelli al meglio? Ecco, come sapete, io gli impacchi idratanti, umettanti, consiglio sempre di utilizzarli sui capelli puliti, di applicarli sui capelli puliti proprio per non vanificare gli effetti facendo uno shampoo in seguito. Invece, per quanto riguarda gli impacchi a base oleosa, consiglio sempre di farli pre-shampoo, quindi prima di fare lo shampoo, proprio perché soprattutto i capelli che sono sottili e fini come i miei, cioè non riuscirebbero a sostenere il peso di un olio, cioè sembrerebbero subito sporchi. Però nel caso del mare le cose cambiano, perché abbiamo bisogno di proteggere i capelli dalla salsedine, dal vento, dal sole, quindi gli oli vanno applicati prima di lasciare la stanza dove alloggiamo al mare. Quindi vanno applicati, io di solito metto 1 o 2 gocce nel palmo della mano, sfregio un po' le mani proprio per rendere un po' più attive le proprietà dell'olio e poi piano piano prendo ciocca per ciocca e riesco a spalmarle su tutte le, soprattutto sulle punte. Ovviamente non faccio in modo che risultino proprio che devono grondare d'olio, assolutamente no, ma che al tatto io sento che sono insomma ben protetti. Anche perché ricordatevi che i capelli si comportano come una spugna, assorbono solo il necessario. Quindi tutto il resto rimane sciacquar via con il primo shampoo. Ma c'è una parte positiva in tutto questo? Assolutamente sì, c'è anche un lato positivo, perché soprattutto se non siete solite a fare impacchi oleosi, proprio perché avete i capelli fini, quindi è un trauma riuscire poi a toglierli dai capelli, in questo caso io direi che è un compromesso da fare, anche perché è l'occasione giusta per far ripristinare il film lipidico dei vostri capelli, e anche perché il calore del sole apre le cuticole dei capelli, quindi facilita anche la penetrazione dei capelli all'interno del fusto. Quindi alla fine riusciamo a trasformare questo trauma che potrebbe diventare per i nostri capelli essere esposti al sole, alla salsedine, in un vero trattamento spa alla fine della giornata. Quindi veramente sono pochi gli accorgimenti da fare, ma essenziali per riuscire a trarre il meglio da questa vacanza, non solo per noi ma anche per i nostri capelli. A livello di idratazione, diciamo che essendo in vacanza penso che nessuno si metta a farsi impacchi idratanti, però diciamo che i prodotti più a portata di mano sono i prodotti, il gel di aloe è un ottimo idratante, se volete potete applicarlo anche sulle punte, tipo anche come prodotto styling, oppure ovviamente io utilizzo lo spray volumizzante Beauty Licious Delights, che è appunto a base di aloe, ha un sacco di mucilagine dell'aloe e anche la glicerina, anche il pantenolo, ma di questo ve ne ho già parlato stra-approfonditamente nell'ultimo video pubblicato qui sul canale. Fatemi voi sapere se avete dei prodotti preferiti, cioè degli oli che avete notato che sui vostri capelli danno dei risultati stupefacenti, che vi piacciono in particolar modo, specificando anche che tipo di capello avete, perché fa la differenza effettivamente. Io non potrei mai applicare un olio di ricino oppure un olio di germe di grano, di oliva sulle punte, perché veramente sarebbero inguardabili, anche se legati non si può fare. Quindi per i capelli fini e sottili vi consiglio di utilizzare o il burro di karité in minime quantità, oppure appunto l'olio di cocco o l'olio di jojoba, sempre senza esagerare con le quantità. Niente, spero che il video vi possa tornare utile, che abbiate trovato degli spunti interessanti. Se così fosse, non esitate a condividerlo con le vostre amiche. Se vi è piaciuto, mi raccomando, il pollicione in su, e ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao!